Va bene, buongiorno a tutti, benvenuti chi ce l'ha fatta, perché stamattina c'erano disastri per strade, per ferrovie e cose simili. Iniziamo il corso oggi di tecniche di programmazione. So che erano anni che aspettavate questo momento. Inizio come al solito la prima mezz'oretta a raccontarvi un po' che cosa faremo nelle prossime 100 ore che passeremo insieme, anzi un po' di più perché da parcours ci sono due squadre, quindi siamo sulle 130 ore, e che percorso faremo all'interno di questo corso TDP, tecniche di programmazione, è la sigla che useremo durante l'anno. Quindi, vabbè, i dati essenziali li conoscete essenzialmente, voi siete gestionale del terzo anno, se non avete sbagliato aula, e il corso che faremo sarà tenuto in trio da queste tre persone che vedete qua. Io sono Fulvio Corno, che sono tra virgolette il titolare del corso, Giovanni Squillero e Andrea Marcelli, che ci alterneremo in parte qua in quest'aula, in parte in laboratorio. Okay? Quindi Andrea si occuperà principalmente della parte di laboratorio, ma non ci sono divisioni, diciamo così, nette, rigide, dipenderà poi in funzione dell'argomento, in funzione della settimana, chi vedrete, però insomma, i volti ormai li avete inquadrati, quindi sapete riconoscerci, quando entriamo in aula siamo noi e non qualcun altro. Se dovete, io vedo molti fogli e penne aperte davanti al banco, se dovete scrivere una cosa, scrivete questa. Questo indirizzo, che è quello che vi ho mandato già ieri, quindi in realtà non dovete neanche scriverlo, perché l'ho mandato via mail ieri sera. Tutto ciò che facciamo in aula finisce lì sopra. Ok? Quindi, come regola generale, non perdete mai tempo e energie mentali a cercare di ricopiare ciò che vedete, anche a parte le slide, che ovviamente usciti dall'aula andremo a caricarle e le potete trovare, ma anche faremo molti programmi qua dal vivo, e quindi mi odierete, ci odierete quando scriviamo un pezzo di codice, poi torni su, ne fai un altro, poi lo cancelli, poi lo modifichi e voi cercherete di ricopiarlo sul quaderno, Non fatelo. Ci sono i filmati, ci sarà il codice, ci sarà tutto il materiale. Quindi usiamo l'aula per concentrarci sui contenuti, non su replicare su un foglio di carta ciò che vedete dalla lavagna. Quindi la regola generale è tutto ciò che passa da qui ve lo trovate sul sito. Non uso il portale della didattica, quindi non troverete sul portale della didattica materiale, video, eccetera, perché è molto più comodo per me, ma credo anche per voi, andare direttamente su questo sito. Non ci sono password, si può scaricare il materiale, organizzarlo anche in modo un pochino più snello. Questa è la premessa, poi torneremo, vedremo insieme cosa c'è su quel sito e come è organizzato. Ok, cosa vogliamo fare? Qual è l'obiettivo di questo corso? Quello vero, e poi i contenuti che abbiamo dato a questo corso per cercare di avvicinarci a quell'obiettivo. Allora, voi siete al termine di un percorso di triennale, tra poco chi non l'ha già fatto, molti di voi inizieranno uno stage, andranno a finire in azienda, tra non molto di più alcuni di voi sceglieranno se andare a lavorare o continuare a fare la magistrale, però avrete già sicuramente dei contatti, o avrete a breve dei contatti col mondo dell'azienda. E quindi noi ci siamo chiesti un gestionale con indirizzo L8, come lo chiamano, diciamo, indirizzo ICT, che cosa ha bisogno, cosa ha bisogno di vedere rispetto a ciò che è stato fatto nei corsi precedenti per poter entrare in un ambito aziendale e non sentirsi troppo sperduto. Un pochino è inevitabile, ma cerchiamo di limitare i danni. Allora, qui in questo corso cercheremo di combinare due filoni, due obiettivi, due macro direzioni in cui andare. Una è quella di potenziare un pochino le vostre capacità di problem solving. Cioè,
imparare un po' meglio, dove meglio dico rispetto a quanto facevate nei corsi precedenti, l'approccio di fronte a un problema da risolvere, come organizzo degli strumenti per risolverlo. Strumenti ovviamente di tipo informatico, qua di questo stiamo parlando. Quindi molto spesso metteremo insieme cose che in un certo senso sapete già, o avete già visto di sfuggita. Metteremo insieme la programmazione Java, metteremo insieme le basi di dati, metteremo insieme anche un po' di XML e CSS che vedrete in parallelo col corso degli OI, metteremo insieme qualche cosina di ricerca operativa che forse avete visto di sfuggita, però con l'obiettivo di dire: abbiamo una serie di strumenti nel nostro cassetto, mettiamoli insieme e cerchiamo di risolvere un problema. Quello che mi piacerebbe, lo dico tutti gli anni, a volte qualcuno me lo rinfaccia, anche di voi, che tra 1, 2, 5, 10 anni, quando vi troverete di fronte a un problema da risolvere, una delle opzioni che vi vengono in mente sia: facciamo insieme, commissioniamo uno strumento informatico per affrontarlo, per risolverlo. Okay, voi imparate negli altri corsi, state imparando negli altri corsi gestionali molti metodi di lavoro, degli schemi, delle tabelle, dei modi di ragionamento, delle impostazioni, che però sono quasi sempre ragionare in un certo modo, no? Da un certo punto di vista, su un problema. Ecco, io vorrei aggiungervi un ingrediente alle cose che saprete fare, che è quello di automatizzare qualche cosa. Adesso, se andate, vi girate all'indietro e guardate il percorso informatico che avete fatto, i corsi che avete fatto erano sempre tutti molto, fatemi dire, codificati. Cioè all'esame c'era da fare una cosa sempre dello stesso tipo, sempre abbastanza, non dico ripetitivo perché sennò sarebbe troppo facile passarli, ma come metodo, diciamo così, era sempre lo stesso. Si imparavano delle tecniche, va benissimo. Noi adesso cerchiamo di metterle insieme e cerchiamo di fare il gradino in più. Nel fare questo cerchiamo anche un pochino di, posso dire, modernizzare o svecchiare quelli che sono gli strumenti e i risultati informatici che usiamo. Io non mi vergogno mai abbastanza di quello che vi fanno fare al primo anno, no? Programmini in C, in delle tristissime finestre nere, per risolvere degli esercizi astrusi, incomprensibili e di utilità nulla, no? Dice: ma che mi serve fare questa cosa qua? Tu sei tra i docenti, lo sono stato io per 10 anni anche, quindi è un mea culpa nostra tutti insieme, no? E questo secondo me vi lascia un imprinting estremamente negativo, tipo: l'informatica è una cagata, è una cosa che non serve, è una cosa astrusa, eccetera, no? Ecco, non è vero ovviamente, e credo che in questo semestre avrete l'occasione un pochino di fare un salto di qualità, sia un poco questo corso e in parallelo col corso che stavate facendo con gli OI, dove affronteremo, no, in due corsi paralleli un percorso simile. Con gli OI imparerete a fare applicazioni web, qua impareremo a fare applicazioni Windows, diciamo così, usando Java. Quindi non più la finestra triste, ma effettivamente qualche cosa che non ti può, che arrivate a casa non vi vergognate di mostrare al vostro amico, fidanzato, fidanzata, eccetera, no? Cioè, guarda, ho fatto questo, che carino, clicchi lì, salta fuori un numero, no? E non andiamo su Marte con questo, ma perlomeno quello che io chiamo real world software, cioè sviluppiamo con gli strumenti con cui si sviluppa nel 2016. Vi romperemo le scatole per usare un certo tipo di servizi online, un certo tipo di strumenti, di librerie, eccetera, no? Proprio cercando di entrare un pochino nel metodo di lavoro corrente, non quello di 20 anni fa. E quello che cercheremo anche di fare è di applicare le cose che impariamo a dei problemi, l'ho chiamato real world problems, in realtà è un po' ambiziosa quella frase, però ci stava bene semplicemente nella slide, problemi realistici, ecco, in italiano lo direi così. Anziché inventarci per fare l'esercizio, che ne so, che ottimizza i tempi di consegna di una determinata merce, diciamo così, non mi invento un esempio con 4 dati
messi lì in un file di testo che mi sono inventato la sera prima, ma cerchiamo di trovare dei dati reali, di dataset, di open data in giro su internet ce ne sono a tonnellate, quindi cerchiamo di lavorare su dati reali. I dati reali hanno il problema che sono grossi, cattivi e complicati, e impariamo a gestirli. Ci accorgeremo che saremo capaci, con un po' di semplificazione, a gestire anche dei dati reali. E quindi il risultato che tireremo fuori sarà un risultato che ha anche un senso, che ha anche un significato reale. Quando su un grafo cercheremo il cammino minimo, non lo facciamo sul grafo di 5 nodi che ci siamo disegnati nella lavagna, lo facciamo, che ne so, sul grafo dei trasporti pubblici di Torino, di Parigi o di Londra, che di nodi ha magari 100.000. Va bene. Quindi impariamo anche a gestire queste cose, capire che la scala a cui riusciamo ad applicare i problemi, le soluzioni, scusate, è una scala di problemi anche più ampia, ma noi ce la possiamo fare. Ecco, in questo il cerchio si chiude, torno al primo punto: per poter affrontare problemi realistici, che quindi hanno anche dimensioni e complessità realistiche, un aspetto importante della nostra applicazione è l'efficienza. Cioè, noi non possiamo permetterci, non vogliamo costruire dei programmi che su 10 dati funzionano perfettamente, ma su 10.000 dati ci mettono 8 settimane di elaborazione per darti il risultato, se te lo danno, se non si piantano prima. Quindi porremo abbastanza attenzione all'efficienza delle varie soluzioni, alla quella che chiameremo in gergo informatico la complessità degli algoritmi che useremo. Ci accorgeremo che quando tu scali la dimensione dei problemi, la complessità, questa simpaticona, tende a crescere esponenzialmente, e quindi dovremmo in qualche modo riuscire a gestire questo aumento di tempi di calcolo, di risorse richieste. Quindi questo qui è un pochino il tema generale in cui cercheremo di lavorare. Poi sarà, detto così all'inizio, forse spaventa, ma come vi ho detto prima abbiamo 100 ore davanti per poterlo digerire a piccoli bocconi. No? Questo è un po' il riassunto degli argomenti che tratteremo nel corso sotto le varie, sotto questi tre, diciamo così, macro titoli che vi ho citato prima. Qui ci saranno degli argomenti un pochino più algoritmici barra teorici, no? Proprio per riuscire a imparare gli algoritmi che sono in grado di gestire in modo efficiente strutture dati grandi e strutture dati complesse, complesse articolate con dati collegati tra di loro. Queste stesse, le prime 5-6 cose, 5-6 balle, quelle del primo riquadro, se avete qualche amico che fa informatica, vi dice: ah sì, queste cose le ho fatte nel corso di algoritmi. Algoritmi di programmazione si chiama, qualcosa del genere, adesso. Sì, ma qui li facciamo in modo diverso. No? Questi argomenti qua, nei corsi di informatica, le si fanno per insegnare allo studente a implementare lui la struttura dati, a implementare lui l'algoritmo, che poi è il suo mestiere. Qui invece ci mettiamo dal lato utenti. Useremo un linguaggio di programmazione potente, evoluto come Java, e grazie al quale esistono già decine di librerie pronte che hanno già dentro le strutture dati e gli algoritmi che ci servono. Quindi noi chiaramente dobbiamo capire cosa stiamo facendo, capire le potenzialità di una struttura dati piuttosto che un'altra, ma poi per l'implementazione ci affidiamo a librerie che esistono, e quindi impareremo molto a usare queste librerie piuttosto che non implementare il codice per fare una determinata cosa che lascia un po' il tempo che trova per quelle che sono le vostre, diciamo così, prospettive lavorative. Mentre invece riuscire a conoscere, a valutare e usare strumenti esistenti per costruire l'applicazione sovrastante invece è un obiettivo che ha senso anche per un percorso di gestionale. Quindi quella parte lì è la prima parte. Pattern di programmazione, noi cercheremo, pensiamo a un percorso logico che avete iniziato il semestre scorso con Fabrizio Lamberti, no? Sul corso di programmazione oggetti. Lì avete imparato un linguaggio, ma non solo un linguaggio, un modo diverso di pensare all'applicazione di software, no? Cominciato a pensare ad oggetti. Ecco, lì avete imparato, se vogliamo, principalmente i costrutti del linguaggio, che più che costrutti sintattici sono costrutti concettuali, no?
cos'è un'interfaccia, come la uso, cos'è un metodo, cos'è privato, eccetera. Ecco, adesso noi cercheremo di fare il passo dopo. Ok, mettiamo insieme questi mattoncini, no? I costrutti principali della programmazione oggetti, per costruire dei castelli un pochino più grandi che ci permettono di pensare all'applicazione più grande. Quindi, mentre magari nella programmazione oggetti facevate il programmino che aveva 5 classi o 4, e qui magari ne facciamo 30 o 20. E, ma cercheremo, e va bene, non è un grosso salto di complessità, cercheremo di organizzarlo nel modo giusto, faremo molta attenzione a non scrivere codice che forse funziona, ma cercare di pensare bene all'organizzazione del nostro codice, perché magari mentre scriviamo il programma che ha 20 classi, pensiamo a quello che ne ha 200. Ragioniamo, ma come sarebbe, cosa succederebbe se fosse molto più complicato? Il modo che ho di lavorare starebbe in piedi, andrebbe bene? Questa è una domanda che ci faremo tante volte. Allora magari mi complico la vita un pochino di più adesso, perché penso che in prospettiva un modo di fare sia più scalabile, no? Più adatto a problemi, soluzioni più grandi. Quindi cominciamo a guardare un pochino in the large, no? Quindi su un problema un pochino più ampio. Come strumenti, dicevo, useremo Java come linguaggio e costruiremo praticamente sempre applicazioni grafiche, no? Applicazioni Windows o grafiche sotto Mac o sotto Linux, come volete, tanto Java è multipiattaforma. Quindi impareremo l'uso di una libreria grafica, non sarà la libreria Swing che avete visto forse nell'ultima settimana nel corso di programmazione oggetti, ma una libreria più semplice da usare e anche un po' più carina da vedere, che si chiama JavaFX, quindi partiremo da lì essenzialmente il corso. E poi per quanto riguarda la gestione, quindi c'è un software, davanti c'è l'interfaccia utente, questa la facciamo in JavaFX, dietro c'è i dati su cui questo software deve lavorare. Allora, i dati non li salviamo in un file di testo, li usiamo in database. Voi avete fatto tutti l'anno scorso un bel corso di database dove vi hanno insegnato a fare delle query di 18 righe e cercate di non dimenticarle, di non averle già dimenticate, perché di fatto tutti i dati, tutte le operazioni che faremo, le faremo con programmi Java scritti da noi che si vanno a interfacciare con dei dati in SQL presenti nelle basi dati. No, quindi chiudiamo un pochino il cerchio dall'interfaccia fino al dato vero e proprio. Nel lavorare useremo prodotti open source che sono gli stessi prodotti che si usano anche nel campo professionale. Poi magari nel campo professionale alcuni usano i prodotti commerciali non open source, ma di fatto diciamo, la tipologia di strumenti e le loro capacità sono analoghe. Quindi Eclipse già lo conoscete, cominceremo a usare GitHub, che è di fatto uno strumento per il lavoro collaborativo diffusissimo praticamente nel mondo dell'open source, useremo librerie, diciamo così, reali, serie, eccetera. Poi cercheremo, come dicevo, negli esempi, di cercare sempre di trarre gli esempi da dei dataset esistenti. Ecco, in questo io ogni anno cerco un pochino anche di rinnovare gli esempi, no? Perché non siano sempre gli stessi, perché così almeno poi sul sito del corso si accumulano e quindi se qualcuno di voi, adesso poi quando andremo avanti entreremo un pochino più nella logica, ma se qualcuno di voi conosce dei problemi di interesse gestionale nel campo della logistica, dei trasporti, dell'ottimizzazione, della gestione, quello che volete, che sono risolubili in modo algoritmico, no? Di cui c'è una componente algoritmica, di cui magari ci sono dei dataset in giro, dei dati, segnalatemelo, magari riusciamo a prenderli per fare qualche esercizio, no? Io tante volte ci sono dei problemi magari di tipo gestionale che non conosco direttamente perché non sono gestionale io stesso, quindi adesso appunto vi proporrò degli esempi, ma noi andiamo avanti con i vari dataset, i vari problemi che affronteremo, ma se a un certo punto incontrate o nel tirocinio o l'amico o nel corso che avete fatto vi è rimasto quel dubbio, datemi l'input e vediamo se riusciamo, no? Così imparo anch'io qualche cosa del vostro mondo. Ok, quindi questo è un po' il riassunto di quanto ci siamo detti, non sto a ripeterlo perché essenzialmente sono, no, gli highlights, no, i punti in evidenza che rendono questo corso un pochino particolare rispetto agli altri. Vabbè, poi alla fine un corso ha una sua organizzazione molto abbastanza tradizionale. Noi abbiamo le ore di lezione in quest'aula,
adesso mi dispiace che quest'anno ci abbiano messo in quest'aula. L'anno scorso eravamo in un'aula in cui c'erano le prese di corrente ai banchi, qua non le hanno messe, vero, le prese? No. Ma è anche vero che i portatili ormai hanno un'autonomia molto ampia, per cui diventa un problema minore. Cioè, lo stesso, adesso vedremo se riusciamo a fare un cambio d'aula, ma temo di no. Perché poi quando faremo esercizi in aula, appunto, molto lavoreremo noi dalla cattedra a scrivere codice, vi consigliamo, anche se potete, se vi fa comodo, di portare anche un portatile e provare voi in parallelo a fare le stesse cose. E poi abbiamo il laboratorio di mercoledì. Sono due squadre di 3 ore ciascuna, ok? Il laboratorio, come vi ho scritto nella mail, inizia già dopo domani, questo mercoledì. E qui ho scritto squadra 1/2 e squadra 2/1, perché tutti gli anni, quando c'è da dividere in squadre, c'è sempre metà della classe che piange perché si deve alzare per essere qua alle 8:30. E allora, per evitare che si litighi e poi uno si imbuchi nel turno sbagliato, eccetera, faremo squadre alterne. Quindi una settimana verrete al primo turno, la settimana successiva al secondo turno, vi scambiate così, mal comune. E il laboratorio del mercoledì. No? Tipicamente useremo le lezioni della prima parte della settimana anche per preparare gli argomenti che poi saranno oggetto del laboratorio. Il laboratorio è presso il LEP, che dovreste già conoscere bene. Lezioni ed esercitazioni sono mescolate insieme, nel senso che non c'è l'ora di lezione e l'ora di esercitazione, perché quasi sempre illustriamo degli argomenti e poi subito insieme, contestualmente, facciamo l'esercizietto su quelle, perché alla fine la programmazione è quello, e non possiamo stare troppo sulla parte di teoria. Quello che vi metteremo a disposizione, oltre a, diciamo, al termine della lezione, oltre alle slide, al codice che abbiamo scritto qui, anche gli screencast, cioè la registrazione della lezione. Cioè, adesso, mentre sto parlando, salvo problemi tecnici, sta registrando, e quindi oggi pomeriggio vi trovate sul sito il filmato della lezione di oggi, e così via. Poi entro più nel dettaglio su questa parte qua. La parte di laboratorio, secondo me, è la parte più importante del corso. Perché l'esame è uguale a un'esercitazione di laboratorio. Perché se voi non avete mai provato a fare, a risolvere un esercizio, un programma, non c'è la minima speranza che possiate studiare tonnellate di ore e riuscire a passare l'esame. L'esame, adesso ne parliamo, è un esame di programmazione. Alla fine bisogna riuscire, problem solving, dato un testo, a scrivere un programma che risolva quel problema. In laboratorio, in 2 ore. Questo è l'esame. L'unico modo per prepararsi è, durante tutto il corso, provare a fare gli esercizi. Vi accorgerete che forse dalla quarta settimana del corso, non molto più in là, cominceremo a fare esercizi che sono praticamente uguali ai temi d'esame. Chiaramente un pezzettino, no? Ci sono vari argomenti, non li abbiamo ancora toccati tutti, ma sugli argomenti che abbiamo già toccato, quando una volta abbiamo messo i paletti principali, cioè l'interfaccia, il database, per permetterci di cominciare a lavorare, cominciamo a fare esercizi in laboratorio che sono praticamente uguali a quelli che trovate. Andate a vedere, anzi, li prenderemo direttamente da lì, diremo: guarda, facciamo questo esercizio tratto da quel tema d'esame. Quindi noi cominciamo a prepararci all'esame già da aprile, subito dopo Pasqua, essenzialmente. Quindi non trascurate questa parte. Potete farlo in laboratorio, potete farlo a casa se siete tranquilli. So che molti poi vanno al tirocinio, eccetera. Per questo cerchiamo di mettere a disposizione tutto il materiale che serve, ma cercate di farli possibilmente di settimana in settimana. Ok, se mi arriva uno a metà maggio e mi dice: scusi, com'è che si installa l'Eclipse? Perderò l'educazione, no? Ve lo anticipo già subito. Noi cerchiamo di pubblicare il testo dell'esercizio in anticipo, adesso non vi dico 6 giorni prima, oppure il sabato prima, oppure, però in modo, a parte questa prima settimana che è più che altro conoscitiva, in modo, se possibile, se riuscite ad avere un po' di tempo, cominciare a guardare, direi quasi a risolvere, ma non voglio esagerare, a guardare il testo e a ragionarci prima.
in modo che poi in laboratorio, quando lì avete qualcuno che vi può aiutare a darvi assistenza, magari abbiate già delle domande furbe da fare e non perdiate i primi 30 minuti a leggere il testo. Ok? Quindi se riuscite, noi pubblichiamo con un po' di anticipo sempre sul sito del corso, guardatelo prima nel laboratorio, così arrivate e cominciate a lavorarci essenzialmente, e avete i dubbi e possiamo fare uso migliore, più efficace del tempo che abbiamo a disposizione. Useremo poi, ve lo racconto meglio domani, un sistema che si chiama GitHub Classroom per distribuirvi il testo. Ecco, molto spesso il testo di esercizio non è solamente un testo, un PDF, ma testo, vi diamo già un po' di codice, un progetto base, uno scheletro di progetto su cui lavorare. Quindi l'esame poi faremo così, cioè non dobbiamo scriversi tutto da zero, non devo partire dal file vuoto, dal progetto vuoto e scrivere tutto. No? Si parte da un certo punto di partenza, qui ci sono magari alcune classi di base, librerie, progetto impostato, e così il tempo che abbiamo a disposizione lo concentriamo sulla parte più, diciamo così, effettivamente utile dell'esercizio. Noi le soluzioni del laboratorio le pubblicheremo tardi, volutamente. Io devo dire, tutti gli anni lotto sempre, perché se fosse per me non le pubblicherei neppure le soluzioni del laboratorio. Poi voi volete sempre, se no vi lamentate poi col collegio dei gestionali, mi tirano le orecchie, eccetera, allora ve le pubblico. Ma vi dico già subito, ve le pubblicheremo molto tardi, quando ormai non vi serviranno più. Perché? Non perché sono cattivo, non solo per quello. Perché è un corso di progettazione questo. Allora, se tu hai difficoltà a far quadrare l'esercizio che stai facendo e vedi la soluzione di come l'ho risolto io, non ti serve a niente. Non capisci la mia soluzione, non capisci il ragionamento che ho fatto per arrivarci, perché lì c'è il codice che è il risultato, ma non c'è il ragionamento dietro. E parliamo esclusi i presenti, si cerca di prendere l'esercizio che stavi facendo, che magari era ben avviato, un po' contorto magari, perché non hai esperienza e ci provi, e cerchi di farlo avvicinare alla soluzione che hai visto. Ma lui ha fatto così, perché? Allora lo faccio anch'io. Sbagliatissimo. Dato un problema, esistono mille soluzioni corrette, giuste, una diversa dall'altra. Mille no, siete 180, diciamo 180 soluzioni diverse, tutte giuste. Non è che se tu lo fai diverso da me, l'hai impostato in modo diverso, allora il tuo è sbagliato e il mio è giusto. Ok? Allora, noi preferiamo che voi proviate a farli, se non ci riuscite, chiedete, ci rompete le scatole nel loro laboratorio, ci mandate una mail, cercate di farvi, condividete il codice, poi vi spieghiamo come fare, dire, ma sono arrivato fino a questo punto, mi sono piantato, magari bisogna dare un'occhiata e darvi un suggerimento, per aiutare voi ad arrivare in fondo sul vostro ragionamento, non copiare il mio ragionamento. Quindi l'unico codice che condivideremo subito, il giorno stesso, è quello che facciamo in aula. Ma perché io non è che in aula mi metto in un angolo, scrivo il programma, e senza dirvi nulla, per quanto no, ci ragioniamo insieme, quindi magari per dire 10 righe di codice ci mettiamo un'ora, ma perché l'abbiamo ragionato insieme, e poi vi condivido il risultato del ragionamento, ma quello che è importante è che abbiamo fatto un ragionamento insieme, abbiamo capito il perché di certe scelte. Se io invece vi dessi semplicemente il codice, vi creo più dubbi che risposte. Ok? Allora io lo dico, voi fate il mio gioco. Non cercate né di copiare dall'amico più bravo, né di aspettare che siano le soluzioni per poterlo fare, perché se tu aspetti che sia una soluzione, ormai siete andati avanti 6 argomenti diversi e vi sfasate completamente. Ok? Diciamo che le soluzioni di registrazione che mettiamo sul sito servono per il ripasso d'esame, se vogliamo. Non per seguire settimana in settimana. Ok? Ok. Le squadre di laboratorio, dicevamo, le alterniamo di settimana in settimana. Io credo che voi abbiate già una divisione che usate in altri corsi, che vi divida più o meno in due mucchi uguale numericamente, oppure no?
Avete degli altri corsi in cui fate le squadre? Se no tagliamo dall'A alla L, dalla M alla Z, ma è sempre sbilanciato tagliare la M. Avete altri corsi in parallelo a questi in cui siete già divisi in squadre? Sì. Dove tagliate? Tra l'L e la M. Allora abbiamo quello. Quindi, dalla prima settimana, da AA al ZZ, e poi invece da MA a ZZ, quindi venite alle 11.30. Se invece, la settimana successiva, quindi nelle esercitazioni di pari, saremo invertiti di squadra. Quindi MA e ZZ vengono alle 8.30, mentre LZ e A vengono alle 11.30. Poi ho sbagliato perché non è 14, ma 14.30, vero? Ok. Ok? Quindi questa è la divisione, già da mercoledì, e poi terminiamo. Vi dicevo, le registrazioni. Questo non è un corso che è ufficialmente video registrato dal Politecnico, quindi non c'è qua il tecnico con la telecamera e tutto che fa tutto lui, e lo facciamo in modo artigianale, con un software su PC che registra lo schermo, il microfono, spero di ciò che sto dicendo, e a fine lezione salviamo un file, quindi, e ve lo mettiamo a disposizione sul sito del corso. L'intenzione è di registrarvi tutto ciò che facciamo e metterlo a disposizione. Se tutto va bene, diciamo, ci riusciamo quasi sempre. Ci sarà sicuramente qualche intoppo tecnico durante l'anno, per cui qualche lezione salta, qualche argomento non si sente, eccetera, eccetera. Chiedo scusa dall'inizio, è una, diciamo così, qualcosa di artigianale che è fatto per venire incontro, e quindi non è che posso garantire al 100%, perché o spiego o controllo che funzioni tutto. Quindi, la legge di Murphy, una volta due all'anno, capita sempre. Allora, dicevo, tutto il materiale del corso lo raccogliamo su questo sito, no? Che è organizzato, cioè, chiamarlo sito direi che è un'esagerazione, è organizzato in una serie di sezioni. Vabbè, informazioni è la prima pagina, cioè, scusate, no, la pagina di avvio ha essenzialmente una sezione di avvisi. Gli avvisi, storicamente, sono utili più che altro in prossimità dell'esame, quando dobbiamo fare i turni, dividerci in squadre, gli orari, eccetera, i dettagli. Il resto ci vediamo 8 ore alla settimana, cosa vi sto a scrivere sul sito. E poi c'è una pagina di informazioni che dà informazioni generali sul corso, che è essenzialmente il riassunto di quello che abbiamo fatto, di quello di cui stiamo parlando oggi. C'è una sezione programma che è il copia e incolla di ciò che c'è scritto sul portale della didattica, quindi direi che non vi serve. Da qui in avanti cominciano ad essere le cose interessanti. Materiale è la sezione in cui metteremo, adesso non c'è ancora nulla, man mano che andiamo avanti caricheremo le slide delle lezioni in PDF da scaricarvi, i testi o i link o i testi alle lezioni di laboratorio, gli esercizi fatti in aula e così via. Quindi tutto il materiale che via via durante il corso, adesso parte vuoto e poi andremo avanti. C'è una sezione dataset invece che ha già dei link, che sono gli dataset, gli insiemi di dati, di database che abbiamo usato negli scorsi anni, li aggiungo qui man mano che ne avremo dei nuovi, e sulla base di questi faremo poi gli esercizi, no? Partiamo da lì. C'è una sezione, e adesso ci entriamo meglio, software necessario, che ci racconta quali sono i programmi di cui vi dovete dotare per lavorare, per poter lavorare in questo corso. Questa è la sezione materiale, poi ci torniamo al software. La sezione esame contiene le regole d'esame, che vi accenno, poi riprenderemo meglio, e poi tutti i testi d'esame che sono stati dati in passato, testi, progetti di partenza e in molti casi anche la soluzione, una soluzione proposta, no, la soluzione non esiste, una soluzione. E poi saltiamo prove finali, che se qualcuno vuole fare poi la prova di tesi su questi argomenti, in quella pagina prove finali c'è scritto come. Non so se state già pensando alla prova finale di laurea adesso. Nella sezione registro invece elenchiamo le lezioni che facciamo, cerchiamo sempre di tenere un minimo, guardare
in anticipo di circa una settimana, in modo che voi possiate vedere la prossima lezione che argomento si fa. A valle della lezione, qua in questa colonna video mettiamo il file video da scaricare, nella colonna materiale mettiamo le slide e eventualmente i progetti, il software che abbiamo usato in quella lezione. Quindi alla fine di ogni lezione quella riga viene popolata col materiale che è stato prodotto, utilizzato in quella lezione. Questo è il sito di riferimento. Poi vedrete, ma ne parliamo con più calma domani, che molto del codice, per comodità nostra e per uso oramai normale nel campo degli sviluppatori software, il codice non si distribuisce qua quasi mai sotto forma di file. Ti do un archivio zip, lo prendi, te lo scompatti, eccetera, perché esistono degli strumenti di condivisione del codice in cui è possibile, semplicemente lavorando direttamente da Eclipse, pubblicare il codice che hai su un sito esterno e voi potete poi scaricarlo direttamente, no? Attraverso questi meccanismi, però oggi non ho tempo di parlare. E quindi abbiamo creato un'area, no, che si chiama TDP 2016 su questo portale GitHub, che ha anche una componente che si chiama Classroom, che è quella che useremo in laboratorio per facilitare questo scambio di informazioni, e quindi lo useremo come strumento accessorio a cui appoggiarci essenzialmente. Ok, strumenti, materiali, contenuti. Allora, due prerequisiti forti per questo corso. Vuol dire che se non vi sentite ferrati in queste due materie, datevi da fare. Riprendetele. So che per motivi di carico didattico c'è sempre una certa fetta di persone che arriva qui e non ha fatto il corso di programmazione oggetti. Essenzialmente molti alla fine riescono a recuperarlo, no? Nel senso che riescono poi a inserirsi nel corso. Io poi sul sito c'è anche, se non sbaglio, avevo messo una FAQ che diceva: non sono riuscito a fare programmazione oggetti, cosa posso fare? E qui ci sono i suggerimenti di cosa fare, che materiale studiare, di che libri, per potersi mettere in pari, in parallelo, no? Sulle cose essenziali per poter seguire questo corso. Questo chiaramente è il requisito più importante, no? Sono in grado di programmare in Java. Dopodiché avete un pochino di tempo in più, nel senso che i database per le prime due settimane probabilmente non li tocchiamo, per andare a riprendere ciò che sapevate di base di dati, no? Perché poi lo strumento normale per voi sarà lavorare un programma che accede a fare query con le basi di dati. Vi anticipo già che il tipo di interrogazioni, di query che faremo, di cui avremo bisogno in questo corso, sarà molto più semplice di quelle che vi hanno permesso di passare l'esame di base di dati. Però, a maggior ragione, non sgarrate, perché e avere, lo vedremo poi più avanti, molto, molto spesso ci troveremo di fronte a delle scelte progettuali del tipo: senti, ma questa cosa qua io devo fare un calcolo, una statistica, un totale, una media, la faccio fare al database facendo una query che mi dà il risultato che mi serve, la faccio fare al codice Java leggendo tutti i dati e poi lavorando in Java per fare le somme, o una combinazione dei due? Qual è migliore? Qual è più efficiente? Allora, per poter scegliere tra farlo nel modo A, farlo nel modo B e farlo nel modo misto, devo avere una buona proprietà sia nel modo A che nel modo B, perché altrimenti non sto scegliendo, sto usando l'unico modo che sono capace di fare. Però mi limita di molto l'efficienza e la capacità di... Non ci servirà quasi mai progettare basi di dati, quindi tutta la parte che parte dal modello di entità relazioni, delle tabelle, non ci serve, perché noi di solito i dati li troviamo già e ci dobbiamo lavorare. Però tutta la parte di interrogazioni SQL sì. Ok, i veri materiali di studio in realtà sono solo questi due, di cui il primo, quello a sinistra, ovviamente è più importante. Normalmente li avete tutti e due già in dotazione, quindi... ed è vero, cioè non c'è libro, non c'è dispense, non c'è video lezioni, non c'è che possa sostituire scraniarsi contro il computer. Mettersi lì con un esercizio,
e riuscire alla fine a vincere la gara. Uomo contro macchina deve vincere uomo, ricordiamocelo, dobbiamo difendere la specie. Quindi la maggior parte del tempo è giusto che la dedichiate a lavorare al calcolatore facendo programmini, magari quelli che vi chiediamo di risolvere nel laboratorio, oppure giocate anche per conto vostro, cioè una volta che avete risolto un problema, se qui invece facessi così, se volessi fare una cosa diversa, fatelo, è così che si impara, esplorando, diciamo così, i contorni di una cosa che avete già conosciuto. Per questo vi avevo suggerito, no, di dire, se potete in aula, magari portate il PC, lavorate, trovate, acquisite una certa dimestichezza. Ci sono sicuramente dei punti di crisi, non per tutti, non per tutti, ma per la maggior parte sì. Questo è normale. L'informatica, anche se non cerchiamo di farla semplice, moderna, finché volete, è dura. Cioè, concettualmente significa andarsi a spaccare il cervello per riuscire a capire un certo, entrare in un certo ragionamento. Se vado a spanne, il 20% ce l'ha innato questo modo di ragionare, gli viene, spontaneo. Il 20% sputa sangue e non ci arriverà mai, perché ha un altro modo di pensare, ma il restante 60% ci arriva con una certa fatica, con un certo sforzo. Ci sarà sempre il momento in cui arriverete a odiare la macchina, ma vuol dire che il giorno prima rispetto a quando riuscirete a risolvere la cosa. Quindi non scoraggiatevi, provateci e riprovateci. In laboratorio, se lavorate in gruppi, se siete in laboratorio, non siedetevi mai vicino a quello che è tanto più bravo di voi, mai. Trovate qualche compagno, compagna, amico con cui lavorare che sia più o meno allo stesso livello, così imparate insieme. Se è uno che è tanto più bravo, non ci stai dietro. E sfruttate per quanto potete le ore di laboratorio, le nostre consulenze, eccetera. Obbligateci ad aiutarvi a superare i vostri scogli. Ok, poi ovviamente c'è tanto altro materiale, ci saranno le slide, i libri, eccetera, ma nulla che possa sostituire questi primi due ingredienti. Ok, i primi due non ci posso fare nulla, sulle altre chiaramente vi posso elencare, no? Delle fonti. I luci delle lezioni chiaramente saranno tutti disponibili, abbiamo scelto di farli in inglese, il primo che si lamenta viene cacciato, anche perché tutta la documentazione sull'informatica è in inglese. C'è qualche cosina, la punta dell'iceberg, che è tradotto in italiano male e tardi, quindi lasciamo perdere. La fonte, no, le informazioni alla fonte vengono create in inglese, la documentazione sui software, sui tool, sulle librerie, eccetera. Quindi abituiamoci che quella è la lingua, come nell'aeronautica, la lingua di lavoro è l'inglese, anche nell'informatica lo è, perlomeno scritta. Poi vabbè, avremo i progetti, gli screencast e cose di questo genere. Libri di testo in realtà veri e propri non ne abbiamo, nel senso che per come abbiamo detto, il corso che ha un obiettivo ben preciso e pesca trasversalmente da varie tecnologie per poterci arrivare, dovrei dirvi ci serve un libro di algoritmi, ci serve un libro su JavaFX, ci serve qualche cosa su Java, eccetera eccetera, però sarebbe sovradimensionata una cosa di questo genere. Quindi io prenderò materiale un po' da questi vari testi, un po' qua, un po' là, diciamo così, il materiale che trattiamo è un po' pescato da questi vari testi. Però nessuno di questi è essenziale, fondamentale, e sicuramente non lo faremo completamente. Spendo due parole in più su questo, at first Java, basso a sinistra, che è un testo invece che consiglierei a chi fosse indietro di Java o che non avesse seguito il corso di programmazione oggetti oppure abbia avuto difficoltà. E questo è un testo relativamente, diciamo, relativamente semplice. Semplice no, perché le cose difficili non è che le fai diventare facili, però scorrevole, diciamo così. Presente il materiale, questa serie di libri At First dell'editore O'Reilly. O'Reilly è un editore molto famoso nel campo dell'informatica, praticamente da sempre. Cioè, qua i testi migliori sono pubblicati da questi signori qua.
Ha fatto questa linea head first che, se lo sfogliate, è molto leggera, con figure, esempi, eccetera, no? cerca un pochino di dire, non fate, già è difficile, cerchiamo di non renderlo noioso, no? E fare degli esempi che aiutino, no? Il cervello a, c'è tutto un modello pedagogico dietro che non vi sto a raccontare, ma le prime 10 pagine le raccontano loro, diciamo così, per aiutarci a concentrarsi sull'essenziale. Quindi questo potrebbe essere un testo di recupero per Java, altri, diciamo così, sono eventualmente test di approfondimento. Lo dico sottovoce, se voi, esiste da anni un'offerta online sull'editore O'Reilly che dice che se tu hai già la copia cartacea acquistata di un loro libro, okay, puoi avere la copia elettronica in EPUB o in PDF a, se non sbaglio, $4.99 o $5.99, quindi una minezia. Però devi dimostrare ovviamente di avere la copia cartacea. Per dimostrare di avere la copia cartacea devi andare in una certa pagina e scrivere il codice ISBN di quel libro e dire io ce l'ho. Siamo in Italia, non vi dico altro. Quindi non state a rubacchiarli in giro, compratevi l'originale 5€. Così avete anche tutti gli aggiornamenti, se si trovano in giro ovviamente tutti i libri in formato elettronico, no? Però a me sembra che, tra l'altro non sono scemi neanche loro, quindi lo sanno, sembra corretto che se vi servono almeno avete il formato originale. Tra l'altro molto spesso, una volta all'anno, giù di lì fanno degli aggiornamenti che sono già compresi nel prezzo degli aggiornamenti, cioè dello scaricamento. Ok, questo per quanto riguarda i testi. Per quanto riguarda gli strumenti, allora noi lavoreremo in Java. Tendiamo ad allinearci alle versioni più recenti di tutto. Non perché Java 8 sia poi così diverso rispetto a Java 7, no? E questa differenza in realtà, ciò che facciamo in questo corso non sfrutta quasi per nulla, no? le ultime cose che sono le ultime due versioni di Java. Ma essenzialmente anche nel corso, anche in laboratorio, cercheremo di usare le stesse versioni, perché poi quando voi a casa vostra, sul vostro PC, vi installate le cose, è normale, vai lì, scarichi e scarichi tutti. Perché magari quelle vecchie non ci sono neanche più, o non devi andare a cercare apposta. E allora diventa complicato avere magari lo studente che sul suo PC ha una versione più nuova e in laboratorio trova quella vecchia, e poi si creano problemi stupidi, no, di compatibilità. Quindi, se avete una versione di Java troppo vecchia, andate a installarvi JDK 8, che comprende già le librerie JavaFX. E per sviluppare useremo Eclipse, l'ultima versione di Eclipse si chiama Mars.1, ma anche le versioni precedenti andrebbero bene, se non fosse per un particolare, in particolare che per Eclipse già lo conoscete, no? Serve, potete sviluppare applicazioni in Java. Per sviluppare applicazioni in JavaFX con le librerie grafiche JavaFX, è comodo avere un plugin di Eclipse che ci permette automaticamente di creare lo scheletro del progetto adatto a JavaFX, essenzialmente. Questo plugin di Eclipse si chiama EFXClipse, scritto in questo modo strano, e lo installate direttamente dall'interno di Eclipse. C'è il marketplace di Eclipse, in cui si cerca, e cerchi JavaFX e ti salta fuori questo. Il problema è che questi signori che sviluppano questo plugin di fatto hanno scelto di supportarlo solamente per le ultime versioni di Eclipse. Quindi se voi avete le crisi che avete installato l'anno scorso, cercate questo plugin, non lo trovate. Non perché non ci sia, ma perché non è compatibile con Eclipse vecchio. Quindi, se installate tutto, diciamo così, con le ultime versioni, siete sicuri di trovare ciò che vi serve. Questo per quanto riguarda la programmazione in Java. Quindi il JDK, Eclipse, l'ultima versione, il plugin EFXClipse, e poi questo strumento SimBuilder JavaFX, che è uno strumento grafico per disegnare le interfacce grafiche. Potrei anche farlo a codice, ma avendo un tool grafico è molto più comodo. Questi sono i quattro programmi di cui avremo bisogno da subito. Dove sono? Devo impazzire per cercarli? No. Nella sezione materiale ho cercato di essere più preciso possibile, dicendo serve questo, scaricalo da questo link, Eclipse da questo link qua, eccetera, eccetera. Il plugin
lo fai così, e quindi per le prime settimane ci servono i primi 4 punti. Poi, quando cominceremo a fare anche database, ci servirà anche gli altri punti successivi, e quando, ci servirà, e quando cominceremo a fare i grafi, ci servirà anche l'ultima libreria. Per quanto riguarda il database, ma ne parleremo meglio, avete poi la scelta se installare un server di database indipendente, e quindi potrebbe essere quello, il MySQL Community Server oppure MariaDB, oppure usare il pacchetto che già usate nel corso di applicazioni web, tecnologie di rete, quello di VOI, dove in laboratorio userete XAMPP. XAMPP, che è il pacchetto che comprende dentro Apache, PHP e MySQL. Che fai? Vuole dirmi qualcosa? E quindi XAMPP al suo interno contiene anche MySQL, e quindi in laboratorio molto spesso useremo quello per evitare di tirare su, di avere due server database contemporaneamente sullo stesso computer, che è possibile, ma poi a volte crea casino con le password perché non capisci più con chi stai parlando. Quindi se volete potete usare anche questo pacchetto qua, XAMPP, che dovrete già comunque installare per il corso di VOI. Ok, questi sono quindi gli strumenti, li avete sulla pagina del corso, tutti i link per poterli installare. In laboratorio dovrebbero già essere tutti installati e pronti. In più, come vi dicevo, condivideremo il codice usando questa piattaforma GitHub, una piattaforma gratuita, nel senso che è possibile usarlo, condividere un numero illimitato di progetti gratuitamente col piano gratuito. Bisogna pagare solamente, e ciò che fate è praticamente visibile al mondo. Se voi volete fare qualche cosa, usare la piattaforma per fare dei progetti privati, quindi non visibili a tutti, dovete pagare. No? Quindi il loro modello di business è questo: se tu fai qualche cosa e lo rendi disponibile a tutti è gratis, se invece lo vuoi fare magari perché c'è un business dietro e quindi lo vuoi tenere riservato, devi pagarmi. In realtà ci sono delle agevolazioni per cui in campo education si può avere gratis un numero limitato di repository privati, ma non voglio complicarmi troppo la vita oggi. Il messaggio che vi lancio è: andate su GitHub e createvi un account, registratevi con la mail del Politecnico, perché a questo punto lui vi riconosce come utente educational e quindi vi permette poi di applicare gli sconti, no? Le offerte speciali per studenti che loro hanno nei confronti dell'università. Ok? Quindi non so se qualcuno di voi abbia già un account già su GitHub, non usate quello, create questo in modo che da poter poi attivare le parti, diciamo, di sconto educational. Questo cercate di farlo entro mercoledì, di avere già il login e la password, perché così in laboratorio potrete già scaricare il testo del laboratorio direttamente da questa piattaforma con il vostro login. Ok, l'esame, l'ultimo argomento, quello a cui tenete sempre, come si svolge? L'esame si svolge, come dicevo, accennato già prima, un esercizio di programmazione. Vediamo un testo, vediamo già un progetto Eclipse con, diciamo, le classi che servono per poter partire, quello che chiamiamo noi progetto base, essenzialmente, che ha già preimpostato le classi, già contiene già i dati, una copia dei dati su cui dovete lavorare, eccetera. E lavorando sui PC del laboratorio, chiaramente non sul vostro PC, dovete in 2 ore risolvere l'esercizio. Sviluppare un programma che faccia le cose richieste sui dati che vi abbiamo dato a disposizione. Il modo con cui svolgiamo l'esame è di cercare di mettervi nelle stesse condizioni, ansia a parte, che potreste avere se doveste lavorare sul serio su questo argomento.
Quindi avete la possibilità di avere tutta la documentazione possibile e immaginabile. Noi vi lasciamo usare il laboratorio con accesso a internet aperto lì. Cercate su Google, trovate il codice in giro, vi scaricate l'esercizio che è stato fatto nel laboratorio numero 7, quello che volete. Non ha senso obbligarci a ricordare a memoria delle cose e poi riscriverle quando in realtà l'avevo già fatta la settimana prima o l'abbiamo fatta in aula oppure su un certo sito esistono, c'è già la risposta. Perché tanto non serve. Non è così che si lavora. Si lavora prima di tutto, cerchi di capire se hai un problema, cerchi di capire chi l'ha già risolto, come l'ha risolto e se posso applicare quella soluzione al mio caso specifico. Non ricostruire da zero, a partire da un foglio bianco. Ok? Questo non vuol dire che posso copiare l'esame. Anzi, vuol dire che devo imparare a fare le ricerche giuste. Devo imparare, e a questo serve anche fare i laboratori. Voi vedete che nelle sezioni di laboratorio vi metteremo sempre uno o due esercizi, non dico facili, ma standard, basati sulle cose che abbiamo spiegato. E poi ci sono sempre una o due domande basate su cose che non abbiamo spiegato, che vi dovete cercare. Perché bisogna imparare a cercare le cose. Ricordo degli esami in cui tante persone sono andate via disperate. Non sono riuscito a fare quello, mi sono perso un'ora su, magari su una cretinata. Tu gli facevi vedere l'acquire su Google di tre parole, ma stava a mettere quelle giuste e c'era già il codice pronto. Quindi bisogna anche imparare a fare le domande giuste per avere le risposte, per riuscire a capire poi se la risposta ti serve oppure non ti serve. Questo non è una cosa che possiamo imparare sui libri, possiamo solamente imparare facendo. Trovarci di fronte a problemi nuovi e dire questo qua come lo affronto? Aspetta un attimo. Cosa conosco? Cosa mi manca? Cosa posso ricercare? Ok? Quindi all'esame ci saranno queste dinamiche. Noi faremo attenzione semplicemente che non comunichiate tra di voi. Quindi se volete aprire Google per fare una cerca, bene. Se cominciate a aprire una chat o un Gmail, non va più tanto bene, perché non serve a reperire informazioni ma a comunicare tra di voi. No? Le modalità d'esame essenzialmente erano basate su due esercizi. Quindi vi davamo un problema e su questo problema c'erano due quesiti. Li abbiamo chiamati con tanta fantasia punto 1 e punto 2. I punteggi erano 18 e 12. Vuol dire che, adesso poi vi dico perché forse voglio un po' leggermente ripensare questa regola, ma l'impostazione generale sarà comunque questa. Il punto 1 è quello che noi consideriamo capacità di base, minime. No? Tipicamente significa prendere i dati, riuscire a fare una query, a interagire, visualizzare, leggere e visualizzare i dati, via, con un'elaborazione molto semplice, un minimo. Quella per noi è la capacità minima. Al di sotto di quella non è sufficiente, siete bocciati. Quindi il punto 1 è un punto che richiede di fare delle cose che noi riteniamo abbastanza semplici, quindi dico ma ci arriveremo a prima della metà del corso a poter fare queste cose, ma devono essere perfette. Deve funzionare perfettamente. Questo vuol dire che noi facciamo sul punto 1 una verifica on-off, brutale, secca, in laboratorio. Voi avete il laboratorio, vediamo il testo, avete 2 ore di tempo per lavorarci, poi finite 2 ore, uscite un attimo, prendete un po' d'aria, vi chiamiamo uno a uno in aula, di nuovo, di fronte al PC, e ci fate vedere il punto 1. Lanciamo la vostra applicazione e proviamo a farla funzionare. Se funziona, avete passato l'esame. Se non funziona, siete bocciati. Non funziona, può essere che tira fuori il dato sbagliato, che tira fuori un'eccezione Java quando non dovrebbe, o così di questo genere. Quello, essendo il minimo, per definizione di minimo, qualunque imperfezione sotto il minimo è insufficiente. Ok? Se invece quello funziona, è sufficiente. Quindi avete da 18 in su. Quindi voi, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, se siamo in tanti mezz'ora dopo, perché li chiamiamo una per volta, aver finito l'esame, sapete già se l'avete passato o no.
Poi magari non sapete il voto, perché il voto poi non lo valutiamo andando di quelli che hanno passato, diciamo così, la soglia del 18.1, ci consegnate un codice, noi andiamo a guardarlo, a correggerlo, a questo punto non solamente più dal punto di vista gira, non gira, funziona, non funziona, ma dal punto di vista algoritmico, cosa avete fatto, lo correggiamo come un normale lavorato. E quindi magari se avete fatto poco più del minimo, dentro di voi sapete che siete tra i 18 e il 20, e magari invece se avete fatto molto di più, magari pensate di prendere un voto migliore, ma lo saprete magari 10 giorni dopo, il tempo che dobbiamo correggere i compiti, eccetera, valutarlo. Però per persone che devono fare domanda di laurea, sono in stage, eccetera, sapere il giorno stesso se l'esame l'hai passato o no, ci sembra un valore abbastanza forte che non vorremmo perdere. Ok? Poi entriamo meglio sulle regole d'esame, c'è tutto un algoritmo da seguire, anche molto cadenzato nei tempi. Che è questo, ma poi ne parleremo più avanti, è inutile adesso. A un certo punto c'è scritto faccio l'esame, tutto il resto è preliminare, entrare, caricare. No, c'è il problema di controllare che il PC funziona, anche no? Per cui evitare che uno a metà dell'esame c'è il PC che non va avanti, non ha il clip giusto, eccetera. Allora, i risultati, io ho preso, questo lo vedete sul portale, anche voi, sono interessanti. Questo è interessante, quello dopo è preoccupante. Dice che superamento globale è circa il 60%, che mi sembra abbastanza fisiologico, no? C'è una gaussiana, c'è un 30% di persone che rimane indietro in qualche modo. La cosa interessante è confrontare il numero di superamenti globali con il numero di superamenti al primo anno. Cioè, visto dal punto di vista puramente statistico, avete il 10% di probabilità in più di passare l'esame se lo date il primo anno, se lo seguite mentre lo fate, piuttosto che non se lo lasciate indietro poi cercate di recuperarlo dopo. Questo è, se vogliamo, giustifica il mio martellamento sulle esercitazioni di laboratorio, fate, cercate di farle, cercate di romperci le scatole se non vi vengono, eccetera eccetera, no? Se riuscite a farlo durante il corso poi è molto più facile superarlo. Per quanto riguarda i voti, questo mi preoccupa molto. Allora, c'è una parte che non mi preoccupa, che è questa qua. Dice, allora, la curva blu sono chi ha superato il primo anno, la curva verde è il complessivo di tutti. Allora, si vede che le due curve, blu e verdi, praticamente coincidono dal 24-25 in su. Vuol dire che tutti i voti alti li prende chi ha dato l'esame subito, chi ha seguito l'esame in corso. E poi c'è un picco bruttissimo sul 18. Magari voi non lo considerate bruttissimo, io sì. Perché cosa succede? È che avendo questa regola d'esame, per cui io vi dico subito se avete passato l'esame o no, io vedo troppe persone che si preparano per quello e basta. Non ci provano neanche, non dico a fare il punto 2 all'esame, ma neanche a studiarlo, le cose che servirebbero per farlo. Se io punto ad avere questo, questo mi basta. E è un po' deprimente, ecco, no? Per me e per voi, ma è anche molto rischioso. Perché se punti al minimo, la minima distrazione, imperfezione, salti. Quindi io ogni anno ci penso a dei metodi per modificare questa cosa. Per obbligarvi a prepararvi per tutto il corso, non solo per il primo punto. Una soluzione ce l'avrei, che è quella di dire che il primo punto non vale 18 ma vale 16. E allora siete obbligati a fare un po' del secondo punto. Però vanifica il fatto di sapere se quel giorno lì avete già passato l'esame oppure no. Quindi non so, la soluzione non la so, non la trovo. Se riuscite a evitarmi di doverla trovare, preferisco. Quindi questo effettivamente è una cosa che non mi piace. Va bene, la parte introduttiva l'ho finita.
Qui avete dei riferimenti se vi serve contattare noi docenti. In questo semestre, se avete bisogno, oltre a vedermi in aula, se avete bisogno potete contattarmi giovedì mattina, di solito cerco di essere in ufficio a disposizione, ma in ogni caso avvisatemi prima, c'è un link in cui potete prenotare, diciamo così, l'appuntamento. Ci sono domande, dubbi? Ok, allora da domani ci troviamo sempre in quest'aula, se non sbaglio, sì, siamo sempre qua. Se già portate il PC e riuscite già a installare JDK, Eclipse, JavaFX, eccetera, possiamo già domani faremo la prima applicazione, il primo programmino grafico in JavaFX. E quindi Xampa al suo interno contiene anche MySQL, e quindi in laboratorio molto spesso useremo quello per evitare di tirare su, di avere due server database contemporaneamente sullo stesso computer, che è possibile, ma poi a volte crea casino con le password perché non capisci più con chi stai parlando. Quindi se volete potete usare anche questo pacchetto qua, Xampa, che dovrete già comunque installare per il corso di DOI. Ok, questi sono, quindi gli strumenti li avete sulla pagina del corso, tutti i link per poterli installare, in laboratorio dovrebbero già essere tutti installati e pronti. In più, come vi dicevo, condivideremo il codice usando questa piattaforma GitHub, una piattaforma gratuita, nel senso che è possibile usarlo, condividere un numero illimitato di progetti gratuitamente col piano gratuito. Bisogna pagare solamente, e ciò che fate è praticamente visibile al mondo. Se voi volete fare qualche cosa, usare la piattaforma per fare dei progetti privati, quindi non visibili a tutti, dovete pagare, sostanzialmente. No? Quindi il loro modello di business è questo: se tu fai qualche cosa, lo rendi disponibile a tutti, è gratis. Se invece lo vuoi fare magari perché c'è un business dietro e quindi lo vuoi tenere riservato, devi pagarmi. In realtà ci sono delle agevolazioni per cui campo education si può avere gratis un numero limitato di repository privati, ma non voglio complicarmi troppo la vita oggi. Il messaggio che vi lancio è: andate su GitHub e createvi un account, registratevi con la mail del Politecnico, perché a questo punto lui vi riconosce come utente educational e quindi vi permette poi di applicare gli sconti, no, le offerte speciali per studenti che loro hanno nei confronti dell'università. Ok? Quindi non so se qualcuno di voi abbia già un account già su GitHub, non usate quello, create questo in modo che da poter poi attivare le parti, diciamo, di sconto educational. Questo cercate di farlo entro mercoledì e avere già il login, la password, perché così in laboratorio potrete già scaricare il testo del laboratorio direttamente da questa piattaforma col vostro login. Ok, l'esame, l'ultimo argomento, quello a cui tenete sempre, come si svolge? L'esame si svolge, come dicevo, ho accennato già prima, un esercizio di programmazione. Vediamo un testo, vediamo già un progetto Eclipse con, diciamo, le classi che servono per poter partire, quello che chiamiamo noi progetto base, essenzialmente, che ha già preimpostato le classi, già contiene già i dati, una copia dei dati su cui dovete lavorare, eccetera. E lavorando sui PC del laboratorio, chiaramente non sul vostro PC, dovete in 2 ore risolvere l'esercizio. Sviluppare un programma che faccia le cose richieste sui dati che vi abbiamo dato a disposizione. Il modo con cui svolgiamo l'esame è di darvi, di cercare di mettervi nelle stesse condizioni, ansia a parte, che potreste avere se doveste lavorare sul serio su questo argomento. Quindi avete la possibilità di avere tutta la documentazione possibile e immaginabile. Noi vi lasciamo usare il laboratorio con accesso a internet aperto, libero.
cercate su Google, trovate il codice in giro, vi scaricate l'esercizio che è stato fatto nel laboratorio numero 7, quello che volete. Non ha senso obbligarci a ricordare a memoria delle cose e poi riscriverle quando in realtà l'avevo già fatta la settimana prima o l'abbiamo fatta in aula oppure su un certo sito esistono, c'è già la risposta. Perché tanto non serve. Non è così che si lavora. Si lavora, prima di tutto, cerchi di capire se hai un problema, cerchi di capire chi l'ha già risolto, come l'ha risolto e se posso applicare quella soluzione al mio caso specifico. Non ricostruire da zero, a partire da un foglio bianco. Ok? Questo non vuol dire che posso copiare l'esame. Anzi, vuol dire che devo imparare a fare le ricerche giuste. Devo imparare, e a questo serve anche fare i laboratori. Voi vedete che nelle sezioni di laboratorio vi metteremo sempre uno o due esercizi, non dico facili, ma standard, basati sulle cose che abbiamo spiegato. E poi ci sono sempre una o due domande basate su cose che non abbiamo spiegato, che vi dovete cercare. Perché bisogna imparare a cercare le cose. Ricordo degli esami in cui tante persone sono andate via disperate, non sono riuscito a fare quello, mi sono perso un'ora su, magari su una cartinata, tu gli facevi vedere l'acquire su Google di tre parole, ma stava a mettere quelle giuste e c'era già il codice pronto. Quindi bisogna anche imparare a fare le domande giuste per avere le risposte, per riuscire a capire poi se la risposta ti serve oppure non ti serve. Questa non è una cosa che possiamo imparare sui libri, possiamo solamente imparare facendo. Trovarci di fronte a problemi nuovi e dire questo qua come lo affronto? Aspetta un attimo. Cosa conosco? Cosa mi manca? Cosa posso ricercare? Ok? Quindi all'esame ci saranno queste dinamiche. Noi faremo attenzione semplicemente che non comunichiate tra di voi. Quindi se volete aprire Google per fare una ricerca, bene. Se cominciate a aprire una chat o un Gmail, non va più tanto bene, perché serve o non serve a reperire informazioni, ma a comunicare tra di voi. No? Le modalità d'esame essenzialmente erano basate su due esercizi. Quindi vi davamo un problema e su questo problema c'erano due quesiti. Li abbiamo chiamati con tanta fantasia punto 1 e punto 2. I punteggi erano 18 e 12. Vuol dire che, adesso poi vi dico perché forse voglio un po' leggermente ripensare questa regola, ma l'impostazione generale sarà comunque questa. Il punto 1 è quello che noi consideriamo capacità di base, minime. No? Tipicamente significa prendere i dati, riuscire a fare una query, interagire, visualizzare, leggere e visualizzare i dati, via, con un'elaborazione molto semplice, un minimo. Quella per noi è la capacità minima. Al di sotto di quella non è sufficiente, siete bocciati. Quindi il punto 1 è un punto che richiede di fare delle cose che noi riteniamo abbastanza semplici, qui dico ma ci arriveremo a prima della metà del corso a poter fare queste cose, ma devono essere perfette. Deve funzionare perfettamente. Questo vuol dire che noi facciamo sul punto 1 una verifica on-off, brutale, secca, in laboratorio. Voi venite in laboratorio, vediamo il testo, avete due ore di tempo per lavorarci, poi finite due ore, uscite un attimo, prendete un po' d'aria, vi chiamiamo uno a uno in aula, di nuovo, di fronte al PC, e ci fate vedere il punto 1. Lanciamo la vostra applicazione e proviamo a farla funzionare. Se funziona, avete passato l'esame. Se non funziona, siete bocciati. Non funziona, può essere che tira fuori il dato sbagliato, che tira fuori un'eccezione Java quando non dovrebbe, o così di questo genere. Quello, essendo il minimo, per definizione di minimo, qualunque imperfezione sotto il minimo è insufficiente. Ok? Se invece quello funziona, è sufficiente. Quindi avete da 18 in su. Quindi voi, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, se siamo in tanti mezz'ora dopo, perché li chiamiamo una per volta, aver finito l'esame, sapete già se l'avete passato o no. Poi magari non sapete il voto, perché il voto poi non lo valutiamo andando di quelli che hanno passato, diciamo così, la soglia del 18, il punto 1,
ci consegna tutto il codice, noi andiamo a guardarlo, a correggerlo, a questo punto non solamente più dal punto di vista gira, non gira, funziona, non funziona, ma dal punto di vista algoritmico, cosa avete fatto, lo correggiamo come un normale lavorato. E quindi magari se avete fatto poco più del minimo, dentro di voi sapete che siete tra i 18 e il 20, e magari invece se avete fatto molto di più, magari pensate di prendere un voto migliore, ma lo saprete magari 10 giorni dopo, il tempo che dobbiamo correggere il compito, cioè per valutarlo. Però per persone che devono fare domanda di laurea, sono in stage, eccetera, sapere il giorno stesso se l'esame l'hai passato o no ci sembra un valore abbastanza forte che non vorremmo perdere. Ok? Poi entriamo meglio sulle regole d'esame, c'è tutto un algoritmo da seguire, anche molto cadenzato nei tempi. Che è questo, ma poi ne parleremo più avanti, è inutile adesso. A un certo punto c'è scritto faccio l'esame, no? Tutto il resto è preliminare, entrare, caricare. No, c'è il problema di controllare che il PC funziona, che no, per cui evitare che uno a metà dell'esame c'è il PC che non va avanti, non ha il clip giusto, eccetera. Allora, i risultati, io ho preso, questo lo vedete sul portale, anche voi, sono interessanti. Questo è interessante, quello dopo è preoccupante. Dice che il superamento globale è circa il 60%, che mi sembra abbastanza fisiologico, no? C'è un 30% di persone che rimane indietro in qualche modo. La cosa interessante è confrontare il numero di superamenti globali con il numero di superamenti al primo anno. Cioè, visto dal punto di vista puramente statistico, avete il 10% di probabilità in più di passare l'esame se lo date il primo anno, se lo seguite mentre lo fate, piuttosto che non se lo lasciate indietro, poi cercate di recuperarlo dopo. Questo è, se vogliamo, giustifica il mio martellamento sulle esercitazioni di laboratorio, fate, cercate di farle, cercate di romperci le scatole se non vi vengono, eccetera, eccetera. No? Se riuscite a farlo durante il corso, poi è molto più facile superarlo. Per quanto riguarda i voti, questo mi preoccupa molto. Allora, c'è una parte che non mi preoccupa, che è questa qua. Dice, allora, la curva blu sono chi ha superato il primo anno, la curva verde è il complessivo di tutti. Allora, si vede che le due curve, blu e verdi, praticamente coincidono dal 24-25 in su. Vuol dire che tutti i voti alti li prende chi ha dato l'esame subito, chi ha seguito l'esame in corso. E poi c'è un picco bruttissimo sul 18. Magari voi non lo considerate bruttissimo, io sì. Perché cosa succede? È che avendo questa regola d'esame, per cui io vi dico subito se avete passato l'esame o no, io vedo troppe persone che si preparano per quello e basta. Non ci provano neanche, non dico a fare il punto 2 all'esame, ma neanche a studiarlo, le cose che servirebbero per farlo. Se io punto ad avere questo, questo mi basta. E è un po' deprimente, ecco, no? Per me e per voi, ma è anche molto rischioso. Perché se punti al minimo, la minima distrazione, imperfezione, salti. Quindi io ogni anno ci penso a dei metodi per modificare questa cosa. Per obbligarvi a prepararvi per tutto il corso, non solo per il primo punto. Una soluzione ce l'avrei, che è quella di dire che il primo punto non vale 18 ma vale 16. E allora siete obbligati a fare un po' del secondo punto. Però vanifica il fatto di sapere se quel giorno lì avete già passato l'esame oppure no. Quindi non so, la soluzione non la so, non la trovo. Se riuscite a evitarmi di doverla trovare, preferisco. Quindi questo effettivamente è una cosa che non mi piace. Va bene, la parte introduttiva l'ho finita. Qui avete dei riferimenti se vi serve a contattare noi docenti. In questo semestre, se avete bisogno, oltre a vedermi in aula, se avete bisogno potete
contattarmi giovedì mattina, di solito cerco di essere in ufficio a disposizione, ma in ogni caso avvisatemi prima, c'è un link in cui potete prenotare, diciamo così, l'appuntamento. Ci sono domande, dubbi? Ok, allora da domani ci troviamo sempre in quest'aula, se non sbaglio. Sì, siamo sempre qua. Se già portate il PC e riuscite già a installare JDK, Eclipse, JavaFX, eccetera, possiamo già domani faremo la prima applicazione, il primo programmino grafico in JavaFX.